funzionalità di questa macchina che è un'auto elettrica ma completamente autonoma ad energia solare. Non ha necessità di ricaricare le batterie, ma tramite pannelli fotovoltaici alimenta il motore, che è un motore elettrico, e quindi una macchina completamente ecologica al 100%. Con l'aumento del petrolio e dei costi veramente non più sostenibili, tutto il mercato si sta rivolgendo al risparmio energetico e alla produzione da fonti rinnovabili, per cui il prossimo futuro sarà fatto senz'altro di auto elettriche ricaricate, però non tramite fonti fossili ma con energia rinnovabile. In questo caso è senz'altro possibile parlare di energia pulita, d'altra parte anche il discorso delle pale eoliche che possono inquinare è un discorso molto di parte, non senz'altro tecnicamente valido, in quanto viene sfruttata l'energia naturale del vento per produrre elettricità e quindi nessuna emissione di CO2. Un po'. È un investimento grande e importante che SolarWorld si è assunta in collaborazione con l'Università delle Scienze Applicate di Bochum, perché SolarWorld crede in un futuro sostenibile dove l'energia solare rappresenta effettivamente il modo, il mezzo con il quale rendere più vivibile il nostro mondo. E riteniamo che Napoli e il sole di Napoli rappresenti la location ideale per promuovere questo messaggio. La velocità media è di 50 km orari, la velocità massima è di 100, quindi in linea con quelle che sono le autovetture e direi soprattutto con quelli che sono i regimi classici delle vie cittadine. Questa è quindi, diciamo, non una tecnologia del futuro ma una tecnologia del presente per rendere le città, aumentare la qualità della vita delle città e consentire una mobilità di persone e merci compatibile con l'ambiente.